In Italia ogni due giorni una donna viene uccisa. In due casi su tre il motivo è passionale. Ex mariti ed ex partner nella maggior parte dei casi che diventano aguzzini. Sono alcuni dei dati contenuti nel secondo rapporto Eures sul femminicidio nel nostro paese, che segnala un aumento esponenziale del fenomeno, più 14% tra il 2012 e il 2013. Le vittime sono state 179 nell'anno passato. Mai la percentuale delle donne uccise era stata così elevata. Il 35,7% rispetto al totale degli omicidi, 502. Nel 92,4% dei casi a colpire una mano maschile, e due volte su tre, 64,4%, si tratta della mano del partner, che sia il coniuge o il convivente, l'ex oppure il fidanzato. Nel 2013 è il sud l'area a più alto rischio di femminicidio, 75 vittime, più 27,1% rispetto all'anno precedente, mentre a nord si registra un decremento, meno 21%. I casi crescono nel Lazio da 9 a 20, in Toscana da 6 a 13, in Umbria da 3 a 6 e nelle Marche da 4 a 5. Prima in classifica insieme al Lazio e la Campania, poi ci sono la Lombardia, 19 casi, la Puglia 15, la Toscana 13, seguita dalla Calabria e dalla Sicilia, entrambe con 10 vittime. Le vittime prevalenti, il 35,5%, sono pensionate, seguite dalle casalinghe e dalle disoccupate, 15,1%. Ed infine il 9,9% dei casi è composto da impiegate, lavoratrici dipendenti, domestiche, colf e badanti.